Vediamo adesso che succede se invece di avere 4 particelle ne abbiamo 8. Intanto i macrostati possibili sono 9, sono sempre uno in più del numero delle particelle. Prima infatti con 4 particelle erano 5 macrostati. Quali sono adesso questi 9 macrostati? Sono quelli che presentano: il primo presenta 8 palline a sinistra, 0 a destra, 7, 1, 6, 2, fino a 0,8, 0 palline a sinistra, 8 a destra. Se li contiamo sono 9 macrostati. E andiamo a contare i microstati che realizzano ciascuno di questi 9 macrostati. Cominciamo dal primo e dall'ultimo. Quanti modi, quindi dicevo, quanti sono i microstati che realizzano il primo e l'ultimo macrostato? Uno solo, perché ho un solo modo di piazzare tutte e 8 le palline a sinistra oppure a destra. Quindi moltiplicità 1, moltiplicità 1. Quanti modi invece ho di realizzare il macrostato 7,1? Ho 8 modi perché posso scegliere la particella da lasciare sola a destra in 8 modi diversi. E la stessa cosa vale per l'altro macrostato simmetrico 1,7 che è realizzabile con molteplicità 8. Il 6,2 si può dimostrare che ha una molteplicità di 28 come anche il 2,6. Il 5,3 e il 3,5 hanno molteplicità 56 e come abbiamo visto prima lo stato più omogeneo e uniforme, quindi disordinato di tutti, il macrostato 4,4, si può realizzare con il numero maggiore di modi possibili. Sono 70, cioè 70 diversi microstati che realizzano il macrostato 4,4. Qual è quindi la probabilità, che per puro caso, le particelle vengano a trovarsi tutte quante nella metà sinistra del contenitore? Una su 128, essendo 128 la somma di tutti i possibili microstati equiprobabili. Sempre 1 su 128 è la probabilità che si manifesti per puro caso l'altro macrostato perfettamente ordinato, che è 0,8. Invece la probabilità più alta di realizzazione ce l'ha il macrostato più disordinato perché la probabilità è 70 su 128. È naturalmente il macrostato 4,4. Ora, a causa degli urti, della caoticità del modo delle particelle, è chiaro che il sistema si presenterà più spesso nei macrostati che hanno più probabilità di essere realizzati. E quindi sono i macrostati centrali, quelli più disordinati. Il sistema quindi evolve da stati meno probabili a stati più probabili. Se per esempio partiamo con le particelle tutte a destra o tutte a sinistra, in brevissimo tempo il sistema invece andrà a finire in un altro macrostato perché è realizzabile con molta più facilità dei due macrostati perfettamente ordinati. Perciò, se all'inizio le molecole si trovavano tutte dalla stessa parte della scatola, ben presto si disperderanno per tutto il volume. Il processo inverso, in cui le molecole si portano tutte dalla stessa parte, non è impossibile, ma è talmente improbabile che non lo vedremo accadere praticamente mai. E se questo è vero con 8 molecole, figuriamoci cosa può accadere quando abbiamo una quantità dell'ordine del numero di Avogadro.